Buonasera ragazzi, bentornati. Allora, non sono diventato scemo, non faccio 2 volte lo stesso video, però mi hanno chiesto di fare il video in 2 metodologie diverse di cottura. Allora, ricapitolando, io non faccio un altro video dell'impasto perché ognuno, ormai tutti quanti fanno video di impasto di pizza, eccetera. Vi dico presto presto per fare come la faccio io, che è pizzeria proprio, è pizzeria. Allora, io metto l'80% di acqua. Allora, poi Maria vi scriverà la ricetta, perché ora se ve la dico non la ricordate, poi dovrete ogni volta tornare indietro. Maria vi scrive la ricetta che vi apparirà. Fate la, ma una volta che fate l'impasto, io lo faccio nell'impastatrice e lo faccio fare, lo faccio amnesia. Impastare. Lo faccio impastare, lo faccio manipolare dalla macchina, l'impastatrice, per 15 minuti d'orologio. Allora, 15 minuti stacco. Allora, lo fate riposare per circa 2 ore. Facciamo, sì, 2 ore circa, 2 ore. Poi dopo delle 2 ore fate le palline. Le palline, mi raccomando, il filoncino di pasta Scusami, però, strozzatelo, diventa come la per mozzarella. quanto riguarda gli ingredienti, Sì. sono per una temperatura in casa di 20 gradi. Dipende, questo dipende da. Allora, il lievito va sempre in base alle temperature. Io ho i termosifoni accesi elettronicamente, c'è un tipo particolare di termosifoni. Comunque, ho sempre 20 gradi fissi in casa. Ok? Allora, per 20 gradi, io metto 12 grammi di lievito e gli do 5-6 ore di crescita. Per fare una pizza a nuvola, proprio che di pizza, proprio che ce la fa a mangiartene pure 5-6, non bisogna per forza fare 48 ore, 24 ore, no. Ok? Seguite me e vi faccio vedere, che poi mi commenterete come avete sempre fatto. Mi direte: oh, mamma mia, sei un mostro, ti devi aprire una pizzeria. Allora, vabbè, io ho lavorato pure nei ristoranti, perciò essendo chef ho esperienza pure. Comunque, l'impasto, una volta messo in un contenitore, un po' di farina sopra o un po' di olio sopra, pellicola. Dopo 2 ore, che è triplicato, mettetelo su un piano. Gli fate un taglio e mezzo in modo che diventa un filoncino lungo. Invece di tagliare con il coltello, prendete la quantità che voi preferite, la strozzate, strozzate, esce la pallina già. Assicuratevi che sotto sia chiusa la pallina, ok? In un piano, come ho fatto io qua, farina sotto, olio, in modo che non attacca. Poi dopo un'ora e mezza, un'ora e mezza, rifate le palline così grandi A vedere le come le palle. vedete le bolle. 1, 2, 3, sono impressionanti, vedete? Allora, quando è passato un'ora e mezza dalle vostre palline, rifatele. Prendete le stesse palline, chiudete un'altra volta sotto, fate un'altra volta la pallina, fatela ricrescere, la facciamo crescere per 3 volte, ok? In modo che questo è il risultato che avete. E io non so se si riesce a dare l'idea. È una nuvola. Allora, ricresce, torna indietro, però nello stesso tempo rimane il buco del dito. Ragazzi, è bellissimo l'impasto. Poi mettete il forno almeno una mezz'oretta prima, 240 gradi o 250, quelli di casa più non vanno. Mettete statico, non ventilato, mi raccomando, per tutti i lievitati. Non vi dimenticate, dove mettete il lievito, il forno sempre statico. Poi per pollo, quello che preferite, mettete Questo è grillo però. ventilato. Allora, io ho messo statico più grill, ok? Più grill. Mettete la griglia, la mettete a due spazi sotto, ci dovete rimanere un tanto di spazio vicino alla padella dentro, La ok? padella ovviamente dovete La prendere padella, mi quella là che va. raccomando, No, ragazzi, la quella padella, là che io va uso può quella andare di in ghisa, io forno. uso quella di ghisa, o fate la ghisa o comunque cercate di non usare, ve lo dico sempre nei miei video, l'antiaderente. Ragazzi, non la usate, ok? Allora, io accendo il fuoco, fiamma alta, vedete? Deve fumare. La padella deve fumare, ok? Un po' di farina. Ok. Io bagno pure questo qua. Vabbè, io ce l'ho, voi tirando un coltello dall'altra parte della lama, la parte liscia. Ecco qua.
alziamo la pagnotta, incrociate le dita, non ammaccate questa parte, ok? Poi comunque il metodo di cottura, uno, vedete, non bisogna fare altri movimenti, rimane così, non si muove, è fissa, è il muscolo giusto questo impasto. Io faccio così per togliere la farina in eccesso. C'ho più manualità, per non romperla non lo fate. Allora la mettiamo in padella, però ho paura che non sia abbastanza calda. Devo aspettare un minutino. Vabbè, parlo con voi il tempo che si riscalda. Voi fatela crescere, fatela proprio. Deve fumare la padella, ok? Ok, la mettiamo dentro e la iniziamo. Poi dopo tutto questo molto velocemente, a me perché è un po' fredda, perciò il tempo che parlo con voi. Ora mi intrattengo un po' con voi e vi spiego come fare per far venire la pizza come in pizzeria, non c'è differenza, potete anche evitare di andare in pizzeria, ve lo garantisco. Vi do due o tre dritte e poi mi dite se va bene o no. Allora, per ora facciamo una margherita, giusto per farvi vedere a voi il meccanismo. Ok, allora olio, un filo d'olio, proprio come in pizzeria, ragazzi, un filo d'olio, un filo proprio, basilico, spolverato di parmigiano, proprio come fa la pizzeria, uguale. Ora vedete come già si inizia a gonfiare qua. Ora si crea il cornicione come quello in pizzeria. Mi raccomando, munitevi sempre del canovaccio, perché mo la velocità vi può far distrarre, ma questa padella ora va in forno, ok? Mi raccomando, eh. Vediamo sotto com'è. Quando iniziamo a vedere che sotto è proprio come in pizzeria, la parte nera non è ancora pronta. Ok. Perché la pizza No, la no, la padella è da fredda, a posto, la padella è tutto calcolato. Allora, ora già inizia a gonfiarsi. Poi mettendo a 240 gradi, a due dita dal grill proprio, ha quella vampata di calore che vi fa alzare ancora di più il cornicione e viene la classica pizza della pizzeria. Ora sarà passato circa un minuto e mezzo. Ecco qua, è fatto. L'apriamo e la mettiamo qua. Ecco qua. Nel frattempo spegniamo la fiamma. Allora, la pizza uguale alla pizzeria. Come si fa? Prendete 2 ore prima, almeno 2 ore prima. Prendete le mozzarelle, tagliate a cubettoni, né troppo piccole si scioglie, né troppo grande che non si scioglie, ok? Tagliamo la mozzarella. La normale. mettiamo in un recipiente normale, una casseruola come preferite, e la mettiamo in frigorifero. Così il freddo del frigorifero assorbe il latte, si secca e non rilascia il latte. Poi funghi, pomodorini, quello che preferite, si deve condire prima, almeno 2 ore prima. Olio, basilico e sale, così come il pomodoro. Olio, basilico e sale e facciamo insaporire almeno 2 ore prima, ok? Vabbè, io ho fatto salsicce e fratelli. Questi funghi qua sono quelli in scatola, vi dico la verità. Non ho avuto tempo oggi. Ma normalmente i funghi uno li mette già col prezzemolo, li fa saltare già in padella, un po' di sale doppio sopra, li fa marinare, ok? Così tutto quello che metterete è già un sapore in per sé. Poi mettiamo basilico, filo d'olio, parmigiano, come pizzeria. Il tempo che passano questi 2 minuti, che comunque il forno della pizzeria è a 600 gradi, 500 gradi. Il forno di casa è 250, perciò là ci vogliono 60-90 secondi e qua ci vogliono almeno 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Vi ripeto, senza che vedete tutti quei video, tutorial, lo sapete, io faccio le ricette per casalinga, per le casalinghe, per i ragazzi che piace cucinare a casa, le ricette con la più semplice possibile. Vi ripeto, non fate 48 ore, 24 ore, quando ho pubblicato le foto la settimana scorsa, tutti quanti, hai usato lievito madre, hai usato 48, niente, semplice lievito normale, 5 ore, neanche 12, 24, 48, che tipo di farina, usate la farina che avete a casa, oddio, se mettete quella là,
strong, forte è meglio. Sarebbe con Quella là più con proteine. più proteine, dovete vedere dove c'è scritto proteina, almeno 12,5. Beh, è dura, viene meglio, ma se no usate una qualsiasi farina, ok? Non andate a sbattere la testa una farina così, un tipo di lievito così. Va bene il lievito secco in polvere o quello fresco. Il lievito secco è più forte. Se mettete 12 grammi di lievito fresco, mettete 6 grammi di quello in polvere. La cosa più semplice di questo mondo. 2 ore di crescita, le palline, poi dopo un'altra ora rifate le palline un'altra volta e poi dopo sono pronte, 2 o 3 volte. Come volete, la cosa proprio semplice, semplice. Andiamo a vedere se già è quasi pronta. Vedete come sta venendo? È la pizzeria, vi ho detto che la pizzeria è uguale. Quasi pronto. È quasi pronto, ci mancano proprio, giusto quei 30 secondi che diventa un po' più scura sopra. E poi è fatta. Ora ve la impiatto, vi taglio il cornicione, vi faccio vedere tutte quelle foto che fanno vedere che c'è i buchi dentro. È venuto uguale. Io ho pure la pietra refrattaria, ok? Però con la pietra refratta non viene così. Viene leggermente diversa. Perché? Che una volta che la parte deve stare mezz'ora, deve raggiungere i 300 gradi, 350 gradi la pietra, stando là sulla griglia. Ma poi una volta che butti la pizza, chi non è pratico, la rompe, sporca il forno, Io l'ho cola, fatta è un lunga, ti ricordi? casino, ok? Poi una volta che fai la pizza, che giustamente non è il forno della pizzeria, apri e chiudi, scende la temperatura. Dovresti chiudere il forno e aspettare che sale di nuovo. È un casino, meglio così. Ecco qua, ora è pronta sicuramente. Mamma mia, si accende il forno esagerato. Eccola qua, la nuvoletta di Goku, Dragon Ball. Ragazzi, ditemi che non è così. Pure il nero, le bolle che salgono sopra, è pizzeria proprio. Non vi dico bugie. Eccola qua, la impiattiamo, se ci riescono a spaccare tutto. Allora, mo vi prendo. Allora, mo vi taglio il cornicione per farvi vedere all'interno, anzi, come cosa. Vedete quanti buchi c'è all'interno? Ragazzi, è una cosa spettacolare. Non è crunch, né niente, è sofficissimo. Non ve l'assaggio ora che scotta tantissimo, fuma, però vedete, è un mostro. Quanto tempo ci abbiamo messo? Pochissimo, Poco. pochissimo proprio. Se la padella era già a temperatura, ancora di meno, ci vuole massimo un minuto e Ma mezzo, magari 2 minuti. mettiamo il video della pizza della giusto per far Dell'impasto, vedere un sì. po', anche se le dosi sono un po' diverse, che tu stai sperimentando più Sì, io sto acqua. sperimentando più cose. Io Infatti già. questo è il bello del lavorare anche a livello casalingo, in cucina. Tutte le ricette mie o di chiunque voi vedete, chef importanti all'ultimo chef come me, prendete le ricette e cambiatele. Mettete del vostro. Pure io ho fatto così. Ho preso le ricette dei migliori. Lavorando io ho più praticità di voi, più esperienza, però le ho iniziate a modificare e se metto un po' più di acqua e se metto più di lievito e se le metto questo, le metto questo, man mano poi vi riesce la vostra ricetta personalizzata in base ai vostri gusti. Ragazzi, un bacio, iscrivetevi al mio canale, qualsiasi cosa scrivetemi, avete visto vi accontento su tutto, scrivetemi, alla prossima, buon sabato sera e mo' già mangiare.